Alice. Che brutta. Cheat una con la faccia coperta come foto profilo, vabbè. Niente. Climi spazi, ciao, ciao, ma amore, ciao, ciao. Mamma mia. Sti conoscendo su Canozzi. Poverino. Sto male. Poverina. Ma te dovevi esserci, giura. Infatti. Bastarda. Ciao, poverina. Poverina. Ciao, carna, amore. Ma quella sera dalla sua faccia si capiva tutto. Amo, cioè io te lo giuro, mi stava venendo un attacco tipo di rabbia, ansia. Stavo per avere una crisi quel giorno. Povera, sono proprio una poverina pure io comunque, raga, cioè. Mamma mia, io non posso vivere certi stress nella vita. Certe situazioni sono proprio difficili. Ciao, Jacopino. Ciao, Ivan. Crash foto. Mercoledì sei in Toscana, no? L'8 sì, ba cioè Bassano di Grappa. Ciao bellissima, ciao Noemi. Che hai? No, lo stress della vita. Ciao Laura. Passi tutta la vita in trasferta, non sei stanca? Sono una roccia, raga. Cioè, se si tratta di far serata, raga, sono una roccia. Non mi drogo neanche, cioè, sono proprio. Ce l'ho nel sangue. La cocaina nel sangue, cioè. Vai vicino, ci sta. Boh, Nora mi ha. Cioè, Nora mi fa che è lontano. Io gli ho detto di venire. Però Nora mi fa che è lontano, Bassano del Grappa. Dai, venite che ci divertiamo. Facciamo la baldoria. Carne, ciao. Perché dovete fare le supposizioni? Cioè, ammazziti. Poverino. Ciao Alessia. Gaia, è la prima volta che entro nella tua live, non ti parli nulla di che, eh? No, la pallina del piercing è blu. La convinco io, viene. Dai, venite.
Fate una macchinata, venite. Il prossimo tattoo l'ho già spoilerato. E non è solo quello che ho spoilerato. Ciao, Mugai a casa, miracolo. No, no, mi sono già stata ieri sera a casa. Cioè, io stasera voglio uscire. Che bel nome, Sydney. Bello. Raga, le ho appena fatte. Non chiedetemi già come farò le prossime. Sei un mito. C'è un modo molto easy per convincerlo. Oh, voglio saperla anch'io qual è. Perché oggi la videochiamata. Gli faccio, vieni. Eccola, eccola, nostra sorella Nora. Dai, venite a Bassano del Grappa. Satta vuole venire, amo, vieni. Con chi sei stase? Ma per ora da sola, amo. Nora, parliamo di te. Sì. Gaia, non vedo l'ora che sei a Caltanissetta. Fai schifo. Ginevra Poletti. Prova a correre contro un muro. Vedi se ti spacchi prima la testa o si spacca il muro. Queste ragazze di oggi, mamma mia. Andiamo. Poi mi portate a scuola in aereo. Dai, oh, Nora. Scuola, ma che scuola devi fare? Vai. Cazzo, vero, scuola, avevo dimenticato. Vabbè, raga. Tornate di notte, tornate, andate in after a scuola. Su, io lo facevo. Col 2 volte che sono andata a scuola, lo facevo, cioè. Verso che ora esci la sera di solito? Boh, dipende, l'una, mezzanotte, a volte sto in giro tutto il giorno, cioè dipende. A volte anche le 2, 2:30. Hai un evento a Bassano del Grappa? Eppure le metto le scalette con le date, raga, giuro. Ma che bella. Se esce l'una, che ora ti ritiro? Ma dipende, che ora finisce la serata. 5, 6, se siamo in giro 7. Vabbè, raga, cioè, serate normali, no? Le scarpe che hai messo oggi nella storia, dove le hai comprate? Ma raga, ho taggato la pagina. Dai, quando ho iniziato ad andare in disco ogni sera. 2 anni fa.
Nessuno mantiene nessuno, raga, cioè. Ognuno ha le proprie cose, i propri incassi e guadagni, cioè. Stasera esci, vorrei, raga, sì, un po' uscire. Che ragione è abbastanza del grappa? Ma lo chiedi a me. Poverina, ma sei tu quella che va a scuola. Prima volta che hai bevuto, 13 anni, in spiaggia in Sardegna. Prima. No. No, sì. Terza media. Perché io ero una ragazza per bene. Veneto. Prima volta che hai fumato. Quinta elementare. Bene, tu amo, torni direttamente la notte il giorno dopo. Amo, io mi fermo là a dormire, poi la mattina risalgo su, cioè vado a Milano e che ho l'aereo alle 5 per scendere giù, che ho l'altra data la sera, cioè la sera. Ho 8, 9, 10 e 11 date ogni giorno e devo spostarmi. Dai, no, la trovate qualcuno con la macchina? Ok? Venite tu, Satta. Se volete far venire anche Daisy, fate una macchinata e venite. Mi hai conosciuto la Savenzo. Allora, ma io come tipo primo che ho conosciuto è stato Onizuka. E poi tipo, vabbè, ho conosciuto Ambro, poi ho conosciuto Vale Payne, tipo come primo, poi Neima in una in serata così, che si era picchiato con un vecchio, tipo aveva 50 anni, questo perché mi aveva offerto tipo di 100 euro per andare a letto con lui, no? E io ero in tavolo con Zuka e lui, Neima, ha sentito e mi ha difeso, no? È lì che ci siamo conosciuti. E poi ho conosciuto Saki. Ve li sto dicendo in ordine. Poi ho conosciuto Keta per ultimo. Kili anche l'ho conosciuto dopo, comunque dopo gli altri. E Tia l'ho conosciuto tipo al Sequoia, ma quando già conoscevo gli altri. Cioè, ci eravamo tipo seguiti su Instagram, però ancora non l'avevo mai visto. Supereroe, giuro, raga. Tipo, ci siamo conosciuti fai con Onizuka. Onizuka lo conosco da più di 2 anni. Sì, più di 2 anni. Di anni e mezzo, tipo. Però li ho conosciuti, tipo, nell'arco di tempo breve, tutti quanti. E Vale l'ho conosciuto, è stato praticamente il primo che ho conosciuto che già cantava quando ha fatto uscire Candy, che era il feat con Villa, e mi avevano invitato al video, ok?
quindi sono andata a vedere. E là ho visto Vale per la prima volta, cioè che ci siamo presentati, perché anche lì ci eravamo visti, cioè, su Instagram così, ma cioè non li conoscevo, capito? Ciao Sofia. Hi Iago, how are you? Come stai? Come hai conosciuto Keta? In una casa che avevamo preso con gli altri, cioè in una casa che avevano preso con Onizuka e gli altri, così. E c'era anche lui. Però tipo non ci siamo presentati niente, cioè. E poi man mano ci siamo conosciuti, così. Chi hai salutato? Amo Iago, uno che ho conosciuto a Miami. Good Miami, and we want you back here. I know. No, raga, io non so parlare inglese. When you come to Milan, when, domanda. Baby, che lo conosci? Baby, l'ho conosciuto al primo live di Rondo a Riccione al Peter Pan. E Baby però era ancora in comunità. Infatti c'erano gli assistenti sociali, tipo le sere che magari andavamo a Riccione, poi loro, capito, avevano gli assistenti sociali e dovevano tornare. Ti manca Miami? Un po' le vibes che dava. Per il resto sono felice di star qua perché ho i miei amici, capito? Però lì bella vita, raga, giuro. Come hai conosciuto Ronaldo? Ma ero al parco e ho visto questo qua che correva e niente, ci sono conosciuti così. Mi ha chiesto il numero Ronaldo e niente. Mamma mia. Sto male. Simba l'ho sempre conosciuto a Riccione e però ancora non aveva iniziato a cantare. Era con Baby, così gli altri. Però erano in comunità gli altri. Sì, due volte te l'ha chiesto. Eh sì. Che bella che sei quando sorridi, Madonna cara. Grazie. Welcome to your club tour. Really? Don't play with me, cioè Iago.
Almeno in Italia. If you came, o come si dice il verbo, to Milan, ok, but you stay in Miami, so. Fuck you. You playing with me. I'm mad. Inglese, raga, in inglese, io madrelingua. Cioè, madrelingua. I'm serious, on the tour, look date. Ok, I text to you. I send you the tour. Gaia l'inglese, una cosa sola, raga, mamma mia. Hai avuto più fidanzati alle medie o alle superiori? No, no, raga, io alle medie, io, cioè, tipo, non capivo perché, tipo, tutte si fidanzavano, no? Ma a me non piaceva nessuno. Mi sono fidanzata la prima volta in primo superiore. Dai, te lo insegno io, gentilissimo, gentilissimo. Io madrelingua inglese, raga, cioè, a Miami, madrelingua. You are not mad, but you find love for me. Poverino. Poverino. Ciao Said. Vai Clinton, fammi le azioni di inglese. Per favore. Grazie. Ma più che altro ho capito, cioè raga, sono tipo i verbi che non so coniugarli, cioè quindi per me il verbo è tipo all'infinito, lo dico all'infinito, magari coniugato al presente, non riesco, cioè I'm going, queste robe strane, no, no, io non so farle. Cioè mi ricordo che l'ho studiato, ma perché ero abbastanza brava in inglese, avevo fatto pure un anno tipo di corso di madrelingua, però è da 5 anni che non studio l'inglese. Un po' mi dimentico. Ti vedo incazzata. Ah, abbastanza, dai. Che cosa vuoi? Da cosa vuoi partire? Me lo chiedi a me. Non lo so. Non lo so, ma in generale, our English is good very fast. Allora, Iago, I don't speak English. Cioè, I don't speak English. Speak a little bit, but no speak English. A Miami parlavamo col traduttore, ma perché mi doveva. Però Iago mi doveva dire delle cose complicate, quindi, cioè, usavamo il traduttore. No, non ridere. Yes, you do very good. Thanks. Raga, mo c'è il termine che non so pronunciare. Apprezzo. Appreciate. Vabbè. It. Thank you. But Iago, devo studiare inglese. C'è gente che dice com'è che si appresce. I appre. Vabbè, basta che ci capiamo. Connessione, ci deve essere connessione, ci capiamo. I appresce. Come si pronuncia? Appreciate. Appreciate.
Scrivi, oh, Clinton, scrivimelo come si pronuncia. After English we will speak in Spanish, you will learn fast also. But in Spanish, zero. I don't speak Spanish. Never. English, so and so. But I'm bad. Si dice così, giusto? Cioè, vabbè. Tra me e Iago ci capiamo, raga, giuro, giuro. I appreciate. Appreciate. Aspetta. Appreciate. Non so, appreciate. Appreciate. Sì, vabbè, raga, qua mo cosa giochiamo? Appreciate. Si dice così, l'ho detto. Madrelingua. Madrelingua. Però, raga, c'è da dire che lo capisco. Però faccio fatica le pronunce. Magari so cosa devo dire, ma non riesco a pronunciarlo bene. Ma devi dire la I. Vabbè, dai, andatevene a fondo tutti quanti. Basta. You say that correct, appreciate it. Thank you. Dieci su dieci. Appreciate. Ma va. È inattaccato fuori. Impossibile, raga, cioè impossibile. Tony, la mia vita. Tony. Tutto ciò flexo le unghie. I love you, baby. Mino. Ah, raga, non ha tette piatta. Poverino. Vabbè, raga, non è che c'ho una sessa. Oh, le mie piccole sporgenze, ma poi fatevi i cazzi vostri, ma non ho capito. Cioè, ma avrai tu. Dai, eh. Sti cretini. Fa male la testa. Com'è nata la tua fama? Da una canzone che ho fatto nel 2019. 2018, un feat con un ragazzo di quarto, Giaro. È diventata virale su TikTok perché tutti mi insultavano, la criticavano perché avevo solo 14 anni. Ed era abbastanza trash. Tosse d'estate. In estate che succede, Clinton? Sono una ciminiera. Mi fumo pure la parete. Oddio. Mamma mia. Come faceva la canzone? Profumo di Chanel. No more smoking. Crazy, you are crazy.
I love smoking. I love cigarettes. I love joint. Iago. No. Fumi tanto, abbastanza. Cioè, dipende, eh. Cioè, magari sto anche tipo un giorno o due senza fumare neanche una sigaretta. Cioè, mentre ci sono quei giorni dove in un'ora che sono in serata va via un pacchetto. Cioè, dipende, raga. Gaia, la droga fa male. A breve verrei a Barletta, yes. No, la canzone diceva profumo di Chanel, giro tra gli hotel. Lui mi diceva che è chica, la sua tipa non è figa, ha una vita loca. Lei è invidiosa, tu fai la posa. Mi guardi, mi sogno mentre spendi soldi, volo tanto nelle city, troppi follower. Troppi follower su Insta, la mia faccia l'hai già vista, non sei Barbie, sei alcolista. Quando passo zitta e striscia, il tuo tipo non mi ha vista, peccato ci becchiamo in pista. Era una bad bitch anche a 14 anni. Facevo la trappa anche a 14 anni. No, che voglio fare? Però. Ma smettila. Ginny. Ginny. Sei da spaccare. Poverino. Quando avevi 14, se mi avevi 21 anni, giuro, no, fidati, era solo perché mi truccavo di merda e mi vestivo, cioè, fidati. Avevo la voce da bimba, ma anche adesso ce l'ho da bimba, cioè, ero proprio minuta fisicamente, raga, ero magrissima. Ma spaccami tutta. Mood. Mamma mia. Stiamo impazzendo qua. Stiamo going crazy qua. Sto male. Dove ti vedi tra 10 anni? Allora, o in un carcere, o in un manicomio, oppure con una bella famiglia, tutto perfetto, dipende. C'è un po' questo salto, dipende. I tuoi fan mi stanno insultando. Ti sta bene. Hashtag malavita. Gang. Del ghetto. Ciao Giulio. Ti regalo panette. Troppo gentile, grazie. Poverini. Cos'è che il cuscino troppo là dietro? Tony. Ovvio, è sua zia. Chi? I have to come to Italy to watch a match, boxing fight and go to a football game. Want to be my date. Iago, and then we go to your club tour. Iago, text to you later after the live. È tuo. Genie.
quindi. Ruberai mai? Oddio, si è zoomato da solo. Ruberai mai figlia alla Crisafulli per poi scappare in Siria? Sì, mi hai scoperto. Io prof di inglese. Mamma mia. Ma raga, ma c'è la gente qua pazza. Ma poi pubblicamente, cioè. Cioè, no, vabbè. Mia moglie, ecco l'altro. Se scompare Tiago abbiamo un movente su di te. Ma io scappo e non mi troverete più. Oh, ma dove sono i nostri americani? No, amo. No. Niente americani. Dedico uno starnuto, penso sia la cosa più romantica che possa aver sentito mai. Snipers, sen. Ciao Tony, vitamina, cuore, battito, ossigeno. Progetti per quest'estate? Ma oh, sopravvivere. Non farmi arrestare. Ciao Tony. Allora, c'è la mia pancia che fa rumori strani. È Tiago. Ma vi no, raga, vi immaginate? Certo. In scena, sono incinta. No, sto scherzando, non scherziamo su queste cose. Io devo viaggiare, non si scherza su queste cose. No, Giorgio, no, no. Ho mangiato tipo un chilo di ravioli al salmone. Buoni col burro e il formaggio, anche se so che il formaggio non va messo sul pesce. Ciao, aiuto. Invito su fin diretta, non la voglio. Loro sono i miei polmoni. Il sangue di mia essere vivente. È tutto a posto. Mi dissocio dai commenti che sto leggendo, raga, cioè. A Miami. Pietanze così te le sogni. Di che pietanze stai parlando? Noia, che tu hai? Ne cambio una alla settimana.
Stai coprendo il microfono. No, no, raga, no, giuro. Non ho la mano sul microfono. Gaia, mi hai visto tre storie, ti amo. Ma raga, cioè, se mi taggate nelle storie io le vedo. Perché guardo i tag. Quindi, cioè, è abbastanza normale, capito? Cioè, sono molto attiva su Instagram. Da chi hai preso il colore degli occhi? Da mio nonno paterno. Che ce l'ha proprio azzurri. Come mai questa tosse? Sono serio riguardo a cosa? Ah, ma sono più sconvolta comunque. Con che coraggio faccio le live solo per sputtanarmi? Poverino Leonardo, sei un poverino. Non avrei mai visto una figlia, cioè. Quanto sei bella. Una meraviglia. Gaia Bianchi. Dai. Ti posso portare a mangiare fuori? No, grazie lo stesso dell'invito. Ma va, raga, se riprendo a fare ginnastica ritmica cado a pezzi. Mi si stacca le gambe, braccio, tutto. No, raga, non ho più il fisico. No, poi non ho tempo da dedicare alla ginnastica, al fisico, raga. Più niente. Ciao Ludo, ciao Kili. Penso che tu, nonostante tu non mi seguito, non te la tieni mai. Ma sono abbastanza easy. Cioè, nel senso, sì, no, raga, no, io non me la tiro. Solo sui social. Però dal vivo penso di essere almeno Dio. Però sì, sono stra easy. Poi dipende, cioè magari c'è il giorno dove sono scazzata, dove ho i cazzi miei, capito? E magari non sono tanto socievole, però per il resto sempre disponibile, sempre buona con tutti. Il baffo è bene a tirartela. Beh, dipende in che modo, no? Sinceramente. Cioè, sono di quelle tipe che le vedo io che se la tirano, che mi voglia di prenderle a schiaffi in faccia finché non diventano cinque facce. Però fa niente, nel senso, ognuno ha i propri modi di atteggiarsi, il proprio attitude. Gaia, dove vai in vacanza? Non ho ancora organizzato niente, raga, ma perché quest'estate ho il tour, cioè vengo a giro tutta l'Italia, capito? E non ho tempo per andare in vacanza, che poi è una vacanza perché io mi diverto. Però quest'estate sarò dappertutto, raga, cioè ci vediamo in giro per l'Italia, capito? Sta per cascare l'orecchino. No. Non può cascare l'orecchino. Quanto sei alta? 1,55. Gaia, voglio i tuoi capelli su un extension.
TikToker più bella oltre a te? Fammi pensare. Una bella bella. Boh, raga, io non seguo tanto la gente su TikTok. Sto pensando magari a tipe che ho visto lì per te. Ce ne sono un po', quindi è difficile. Sto pensando a gente che tipo non conosco, cioè che non hanno le mie amiche, capito? Nel senso, non ha senso farlo con le mie amiche. Sofia, non ha senso farlo con le mie amiche. TikToker belle, cioè voglio tipo pensare a persone che non conosco, che ho visto. Però non mi vengono in mente. Non mi viene in mente nessuno per ora, però ne ho viste di tipo che sono rimasta tipo esiste veramente. Raga, io vado a fare il culo. Ci vediamo lì. Ciao.